In quale miglior contesto, se non la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, possono essere inseriti i 150 anni dell'Unità d'Italia? Proprio le nostre Forze Armate ne rappresentano l'ossatura e la spinta trainante del desiderio di unità da un lato e di tutela e continuità dall'altro. Ed il 4 novembre lo rappresenta pienamente, perché proprio nella sventurata Prima Guerra Mondiale, madre di disastri, miserie, devastazioni, 8 milioni di morti in Europa, di cui 650 mila italiani in prevalenza giovani e 20 milioni di feriti. Ebbene, è stata anche spinta di unità nazionale, di conoscenza per le genti d'Italia, tanto diverse tra loro per lingua, pochi parlavano bene l'italiano, molti parlavano solo i dialetti locali, diversi per cultura, diversi per abitudini e storia politica, ma tutti sotto una medesima bandiera, a patire le trincee, a lasciarci la vita. Una bandiera che in fondo anche poco conoscevano, ma in cui credevano profondamente fino all'estremo sacrificio. E grazie anche a loro che ci credevano, che noi oggi possiamo festeggiare l'unità nazionale. Oggi per fortuna ai nostri giovani non viene più chiesto questo sacrificio, il sacrificio della vita. Ma un rischio lo corrono anche loro, il rischio del loro futuro, non generato da una minaccia esterna come agli inizi del Novecento, ma dall'incapacità delle generazioni che li hanno preceduti di preparare un domani dove speranze ed opportunità fossero risorse che la società offrisse loro. La speranza è che i nostri giovani vedano in quei ragazzi del 99, così erano chiamati gli ultimi arruolati, mandati al fronte, istruiti in modo frettoloso e poco più che adolescenti, ma consapevoli e disposti a morire, che diventino dei modelli che facciano capire loro che nei momenti più difficili, come anche quello che stiamo vivendo, la salvezza di tutti passa attraverso l'unità del paese in cui viviamo.